No, assolutamente Dio risotto. Anche perché. Anche perché. Taglio profondo. È la runa più forte tra quelle tre. Non mi ha messo la skin. Vabbè, fa niente. È la runa più forte tra quelle tre. Se voi andate a vedere. Questa qui ne abbiamo parlato un miliardo di volte, ragazzi. Se andate a vedere i danni che vi fanno a fine game. Cutdown, grazie Fiber per i 100 bit. Aspettiamo. Quanti mod servono per aprire le bet? Solo Fabio, visto che Fastorm è inutile e Mattia è sotto l'effetto di Mi stupefacenti. dissocio dai due degli stupefacenti di Mattia. Comunque dicevo, Cutdown, taglio profondo. Se voi andate a vedere alla fine del game una comparazione tra quello. Questo qui è un coglione, va bene. Tra quello, colpo di grazia e quell'altro che vi fa fare più danni in base agli HP che vi mancano, vi accorgerete subito, ma proprio subito, che Cutdown vi farà più danni in tutti i game. Taglio profondo in tutti i game, anche senza particolari tank contro, farà più danno. Gli unici game in cui praticamente non vi serve Cutdown, che sono super limitanti, sono quelli dove veramente sono tutti super squishy gli avversari, cioè non c'è neanche un bruiser. Oh, Fasting Sen. C'è modo di farmare. Oh, quell'attacco base. Devo lasciare gli spazi e basta. Adesso appena ho un secondo di libertà scrivo Rammus di permagankare bot perché Fasting Senna va distrutto. Quell'attacco, potevi ficcartelo in culo. Bravo, bravi, grazie per i 20 bit. Questa è la famosa Starving Senna, poverella, sta morendo di fame e si mangia tutto quello. Starving Sen. Panzone di un rospo, donate 1 euro al 9.994.489 per aiutare le Senna nel mondo. Sputtano la Starving Sen. Questo, mi prego. Grazie. Non avevo mana. Peccato
Peccato. Non l'ho pushato abbastanza in fretta. F. Di nuovo quello per farmare meglio. Anche le scarpe ci potevano servire in realtà a questo game. Però non siamo Jhin, quindi non possiamo neanche buildarci di sweetness. Prossimo bye prendiamo le scarpe e poi andiamo di lethality. No, non è bannabile, Silent. Tutti possono morire di fame nel mondo. Sì, sta farmando Tahm Kench, ragazzi, perché è Fasting Senna. Fasting Senna è la Senna che fa farmare il support e così guadagna più anime. Ok, quella non la può frizzare. E c'è. Cerchiamo di tradare con Senna solo quando possiamo colpirla di V. Perfetto. Arriva Rumble. Buono. Bravissimi. Rip carretto. Qui prendiamo la placca e poi raccogliamo. Regolare qui, tanto non dovrebbe arrivare nessuno in tempo. C'è Shyvana, dall'altra parte, va bene, va bene. 24 secondi questo, 2 minuti drago. Non voglio chiudere le scarpe, mi rallenta troppo il max della... Qui sono stato stupido, dovevo prendere il piccone. Mi rallenta troppo il max della Q. Qui avevo troppi soldi, dovevo prendere il piccone, facevo prima, avevo più 5 di AD. Sono stato stupido. Vabbè, fa niente. Adesso dobbiamo recollare con 1275. RIP. Doppio RIP. Cerchiamo di non prendere danno. Che almeno quando torna Morgana possiamo provare qualcosa di matto. Ah, non l'ho colpita con la Q. My bad. Io ho il 6. C'è anche Tahm Kench. Ma non è importante il suo 6, sinceramente. Deve essere più reattivo sulla Q di Morgana. Abbiamo visione sul fiume, quindi è meglio non fare robe troppo matte di inseguimenti. Prima andiamo a piazzare la ward. Perfetto. Ok, Shyvana è top. Va bene. Anche se il poke su Tahm Kench non è che serva più di tanto. Ci servono 300 gold.
Non ci sono andato in perché c'aveva la V lui. Aveva la V Tahm Kench, quindi non aveva molto senso cercare di... Adesso faccio lo stronzo perché tanto loro hanno le mie pink nei cespugli, quindi non sanno se i miei alleati mi vogliono aiutare. Quindi faccio il cazzo che mi pare qua in lane. Quel Drake dovrebbe essere free senza che io faccia nulla. Esattamente. Buono. Perfetto. Adesso lì non ci possiamo far nulla. Ci può chiudere addirittura se rimaniamo. Perfetto. Recolliamo, abbiamo i 400 che ci servono per questo. Ok, abbiamo tutto. Uno e due. Easy. Prendiamo anche una pinkward, visto che ce l'ha tolta Sylas, e tiriamo dritto. Sì, ma hanno giocato tutti bene per adesso, eh. Quanti anni è questa? 44. Porca troia. Va fortissimo Fasting Sen. 44 anime a 12 minuti. Ah cazzo, quello è quella di Sylas. Ok, quella P. Oh. Ho fatto bene a girarmi, perché tanto lei mi inseguiva, tirava la E e mi ammazzava. Mi serviva aspettare abbastanza per avere la Q up, girarmi e ucciderla. E per fortuna aveva più o meno lo stesso cooldown della sua E. Ok, questo intanto tira dritto. Figa, due game su due, il top laner che tira dritto, mi piace. Buona come cosa. Elo? Scusatemi, ma... Figa, l'attacco base è proprio... Nel momento giusto, cazzo. Mamma mia. Cazzo, se non avessi usato la V sui minion, ero convinto che non ci fosse nessuno, invece era già dentro il cespuglio questa qua. Fuck. Se non avessi usato la V sui minion. Cazzo. Peccato, peccato. Che sfiga. Porca troia. C'è stato il nerf di Kai'Sa, no? È domani. Ci va una Vietcong. Dobbiamo mettere la nostra pinkward. Comunque adesso siamo
torniamo bot, tanto non c'è nulla up, c'è solo il drago tra un minuto, quindi andiamo bot, farmiamo la mega wave che si sta accumulando qui. Pushiamo per quella torre, magari la prendiamo. Ciao Guido, come stai? Quindi tutto il mio team è esploso, capisco. Ok, ha flashato lei a caso. Quindi tutto il mio team è esploso. Va bene. Qui ero out of position. Ho provato a scoppiare la backline, ma. Vabbè, ciao. Ah, dai, 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 non troviamo il game così. Hai finito la sessione? Grande, Guida. A me serve l'orale. Di un esame, devo fare l'orale di un esame. Siamo sotto di minion, però ne abbiamo veramente pochi. No, no, dobbiamo andarci noi. Mid. È inutile, devo smetterla di andare in lane che non mi appartengono. Ok, Sale sta tippando top. Cioè non teniamo dai lama vecchi perché è il punto più facile dove ci vanno a pultare. Ok, era blu sad. Dove cazzo è Shyvana? Ah, eccola qua. Andiamo a farmare questa parte della jungle. Che tanto io ho questo. Poi ricolliamo e facciamo Runan in questo game. Che ci sono 4 melee. Quanto durano sti cazzo di... Questo non serve a niente, mate. Arrivo, arrivo. Dovremmo riuscire a prenderlo questo. C'è da tenere anche la tipa bot. Ok. No, 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 no. Ok. Runan. Perfetto. Ok, sta lasciando me la bot. Questo qui speriamo che non inti. Ok,
questo se lo pusha. Questa rischiamo di perderla, se la giochiamo male. Quarantacinque secondi Drake. Ok, hanno resettato. Noi non dobbiamo prendere niente per adesso. Il nostro Rugrugot è bot. Mamma mia, non male che ho ultato subito. Lì non serviva, ma meno male che ho ultato subito. Va bene. Che scammata atomica! Questa rischi. Però Shyvana in teoria non dovrebbe respawnare col massimo della furia, o sì, non mi ricordo se gli aveva messo questa cosa. È stata molto rischi. No, non gliel'hanno messa questa cosa. Gli hanno messo che quando sblocca il 6 gli viene istantaneamente la furia. Era molto rischi quella call, non dovevo farla. Assolutamente. Non dovevo farla. Non ho rubato nessuna pentakill. È lui che ha rubato la penta a me. Anzi, lui ne ha rubate addirittura di più. Guardate la storia sinceramente dalla parte giusta, ok? Se l'avessi rubata io la penta, avrei rubato una sola kill. Invece, lui che ha rubato la penta a me, ne ha rubate 4 di kill. Ve ne rendete contro? Il conto? Niente contro. Cioè, è più lui uno scammer di me. Ah, non avevo capito che ci aveva ultato. Non avevo mica capito che ero sotto la ulti. Mamma mia, meno male che non ci sono morto. Porca troia. Basta, basta. Adesso devo resettare. Non devo perdere il Baron per nulla. Ho rischiato di schiattarci. Ehi, ehi, ehi. Via. Mamma mia, Rammus in the 19s. No, la multa per pagliacciate, no. Grazie Fabio, a te che mi sostieni sempre. Che scammata atomica!
Mamma mia, quanto slow la ulti di Urgot! Criminali, figa. Quanto cazzo di anime sarà quella là? Basta, chiudiamo. Va bene. Dai, 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 dai. Abbiamo giocato bene, sono molto, molto, molto contento. Italian Goat, non l'avevo mica visto che era italiano questo. Dai, anche Morgana è stata brava comunque. Non avevo mica visto che Morgana era italiana. Più 14 in questo, vabbè. Un saluto alla chat. La chat saluta indietro. Ah, niente, è uscito. Non ho fatto in tempo neanche ad augurargli buona giornata. Fa niente. Facciamo partire la mia pubblicità. E intanto startiamo un'altra. Hai visto, Figarinz? Abbiamo vinto una partita. Tra l'altro, è la seconda partita che vinciamo oggi. Di fila, la prossima la perdiamo. Settimo full AD, ha ancora senso buildare casa P? Sì, ma si gioca ancora casa P, mi sembra. Elefante volante. Si può ancora giocare? Che fai? Kraken? Kraken. Dai, lo sai anche tu. Collezionista, e poi invece che continuare con runa o altre stronzate, fai il Nashor. Sei un infame, Mars. Sì, forse stiamo vincendo solo perché giochiamo Kai'Sa, in effetti, crema, potrebbe essere. Un saluto anche alle forze dell'ordine. Ciao Black Hole comunque. Non ti avevo visto prima. Hassan Bassan. Meno male che abbiamo Hassan Bassan in jungle. Karthus in jungle però ragazzi. O Kari o Inta. Vabbè. In realtà pagate proprio per essere insultati, Maurs, se no perché fai sub? In generale quando è meglio fare la rune e quando è meglio fare la Phantom. La Phantom è più forte per il single target damage perché ti dà più attack speed. E quindi vuol dire che attacchi di più e quindi che uccidi prima il target singolo. Il rune secondo me diventa più worth quando cominci ad avere più target da colpire quando cominci ad attaccare. Nel senso che se tu hai svariati avversari che sono melee e che quindi cercano di arrivare vicino a te per ucciderti, utilizzando runa ne applichi stack a più target insieme, due, tre che siano, e quindi diventa migliore della Phantom Dancer. Però in generale invece la Phantom Dancer sembra essere migliore, anche perché nonostante ci siano tanti Bruiser, nonostante ci siano tanti campioni melee magari nel team avversario, non è detto che anche solo due siano nel tuo range, se kaiti bene. Quindi in realtà si dovrebbe essere sempre più improntati sulla Phantom Dancer. Comunque, se riesci a premere l'evoluzione di un'abilità e a recoli insieme, cancelli l'animazione e risparmi tempo. Sì, mi hanno detto quella roba lì, ma me ne sbatto il cazzo. Cosa pensi del Conqueror su Jinx? Solo, cioè, perché build a runa ci può anche stare, però. Boh, mi sembra un po' strano.
E invece, Maurz, lo paghi per ricevere degli insulti da me. I proiettili secondari di Runan applicano lo slow dello Storm Razor. No, non penso perché è sul singolo colpo lo Storm Razor e quindi funziona solo su quello a cui lo tiri. Non penso. Se sai giocare Vayne è veramente molto molto forte. Cosa usava? Ah, Jinx col Conqueror. Ma comunque Jinx col Conqueror mi sembra che qualche mese fa si era visto per tipo giocare Jinx un pochino più aggressiva perché Conqueror ti dà AD e c'era la gente che la giocava, però non penso che ne valga la pena per il playstyle di Jinx. Perché tanto Jinx in early non è forte. Cioè quello che punti è scalare, fine. È un po' forzato. Secondo me Lethal Tempo o Fleet Footwork potrebbero essere meglio, sai, per avere anche una lane phase più semplice. A voi consiglierei forse. Quasi sempre Fleet Footwork per aiutarvi nella vostra lane phase. Dovrei guardare un po' cosa buildano i pro in generale. Però è probabile che consigli quello. Andiamo a darci uno sguardo, dai. Cosa hanno scritto? Dove è stato sparato? In top lane. Quello che ti meriti, merda. Sì, aspettate, vedete? Conqueror, Conqueror, però per il resto giocano tutti. C'è qualcuno, che lo gioca. Perché, ripeto, giocando Runan si può staccare velocemente. Però Lethal Tempo è quella più.